Sam. Harry. Mi sorprende che lavori ancora qui. In senso buono, hai presente quando uno si sorprende perché vede un altro e scopre che fa lo stesso lavoro da 20 anni? Smettila. Dai, hai ancora i capelli. Quanta fatica sprecata, ti preoccupavi per niente. E le tue altre paure? Questa si è avverata. Vedere una ex ragazza. Non fissarmi, lo so che sto bene. È un periodo favorevole per gli horror e i thriller a basso budget come The Conjuring e il suo spin-off Annabelle. E così la Universal ha messo in cantiere il secondo sequel di The Purge, richiamando il regista e sceneggiatore James De Monaco perché scrive di riga il terzo film della serie. Il primo film ha incassato 89 milioni di dollari in tutto il mondo e il secondo 108 milioni. Noccioline in confronto ai blockbuster hollywoodiani, d'accordo, però considerando che si tratta di film dai budget intorno ai 5 milioni di dollari promossi con forme di marketing virali, si capisce la loro estrema redditività. Sarà all'altezza dei primi due? Lo scopriremo entro la fine del 2015. Vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti da Valeria.